L'ASL attualmente sta facendo uno sforzo importante, che io credo però abbia un poco sottovalutato nel periodo estivo. Lei ricorderà che durante l'estate io feci un appello alla... Guardate, prepariamoci ai mesi autunnali. Noi abbiamo registrato e le ore andavano un po' col contagocce. Dice, ma la gente non vuole venire. In realtà un po' la gente non voleva andare, un po' i medici erano in ferie. Il risultato è che noi abbiamo ad oggi, leggo i dati, 86% di prime dosi, ma per essere a fine dicembre io le reputo poche. 76% di seconde dosi, quindi del completamento del primo ciclo vaccinale. Al 28 di dicembre dovrebbero essere almeno un 10% in più. E abbiamo terze dosi adesso al 28%. Abbiamo un indice di contagio, cioè un'incidenza per popolazione che nei nostri territori è molto alta e molto cresciuta Nelle ultime ore. nell'ultima settimana per l'esattezza. Non come qualcuno ha detto impropriamente dopo la vigilia di Natale, no, già prima, perché i dati che noi raccogliamo con maggiore indice di incidenza sono dal 24 al 25 al 26 dicembre. I giorni dell'erogazione della prestazione, quindi non c'è ancora l'effetto post vigilia di Natale. E abbiamo già un numero importante di incremento perché abbiamo una percentuale per ogni 100.000 abitanti, che poi va divisa in relazione alla popolazione, un incremento di 458 unità rispetto al dato di incidenza della Campania di 337. La posso interrompere? Cioè, mi ricorda quello che lei sta dicendo, quello che mi raccontavo, ci raccontava a noi studenti quando non volevamo studiare il mio professore di filosofia. La frase era la paura muove gli uomini e purtroppo è proprio così. Noi stiamo conoscendo una recrudescenza delle infezioni che fortunatamente in modo proporzionale non è grave come era quella delle prime fasi dell'infezione, perché a fronte di numeri altissimi i ricoveri di terapie intensive e i ricoveri ospedalieri sono molto molto bassi e prevalentemente leggiamo, quindi prendiamo atto, ci dicono essere i non vaccinati, quindi significa che le vaccinazioni hanno un senso, restano l'unica forma di tutela ad oggi, oltre che gli utilizzi prudenziali della mascherina e del distanziamento e dell'igiene Certo. complessivo. Viaggiare così non è semplice, cioè vivere così, dover annullare ad esempio degli spettacoli natalizi, non fare il concerto di piazza. Abbiamo mantenuto la giornata delle vigilie con una serie di limitazioni che credo abbiano funzionato. Non ci si può chiedere di fare l'ordinanza di chiudere tutto anche quel giorno perché avrebbe un effetto depressivo, oppressivo, davvero micidiale ed è Ma anche di. E dirompendo anche le di nostre questo, vite. le amministrazioni comunali debbono tenere conto. Ovviamente il nostro appello è sempre alle attività commerciali di rispettare le regole di Certo. base, il posizionamento seduto, alle persone di non accalcarsi quando stanno vicino tra di loro, di utilizzare il dispositivo di protezione salvo il tempo necessario a mangiare o a bere qualche cosa, a consumare qualcosa. E così di seguito, anche per esempio il divieto della musica, su cui molti hanno ironizzato, è stato valutato molto efficacemente e positivamente da tantissimi. Perché lei ricorderà che cosa sono state per anni, io dico grazie a noi anche, le vigilie nocerine con una quantità di migliaia di Migliaia di persone. persone da tutto l'agro, roba che non si era mai vista a Nocera, in una calca che per di più era, diciamo, sollecitata da una percussione acustica micidiale che erano i suoni delle casse musicali. Averlo eliminato ha abbattuto il livello di confusione che si rischia di generare in giornate come quelle. Poi il resto sta al nostro dovere. Io dico sempre che vige la regola, l'unica regola che riconosco è quella del buon senso. Il buon senso ti porta a dare risposte di emergenza nei momenti di emergenza, ma anche a contemperare il più possibile esigenze diverse, perché altrimenti se noi chiudiamo tutto avremo la ribellione degli esercizi commerciali che già stanno così Con con l'acqua l'acqua alla alla gola gola. per tante cose. La gente che vive in un clima depressivo. Perché se lei vede in molti posti la sera c'è il vuoto, io sono stato a Salerno ieri sera e sì, insomma, era una città C'era niente. svuotata, Sì, svuotata vero, vero. e stiamo parlando del 27-28 dicembre, non è che parliamo di una giornata di pieno anno ordinario, quindi in coda tra Natale e Capodanno. E quindi tenere insieme le esigenze di tutto e andare avanti, diciamo, senza fare gli afflitti, senza fare gli eroi, senza fare i depressi, senza fare i Novax, senza fare i Vivere la vita folli, normale andare nella avanti perché normalità. questo è quello che possiamo fare.